Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con una nuova recensione di un calciatore di FIFA 14 Ultimate Team. Oggi ho deciso di portarvi Paul Pogba, stella della Juventus, si è messo in mostra nella prima parte di stagione come uno dei giovani più promettenti a livello mondiale. Statistiche veramente interessanti, vediamo come si comporta in campo. Cominciando, come sempre, dalla velocità. Velocità che è molto buona per essere un centrocampista. Mi ha sorpreso, sembra anche più veloce di quanto riportato sulla carta. Quindi riuscirete tranquillamente ad andare via ai difensori avversari con facilità. Potete tranquillamente saltarli con un'accelerazione e poi scaricare palla. Quindi per la velocità davvero nulla da dire. Molto buona anche la forza fisica, davvero fuori dal comune per un centrocampista. Un po' meno buono l'equilibrio, potete vedere qui, in alcune azioni perde facilmente l'equilibrio sui contrasti, anche con giocatori molto scarsi fisicamente come Marcelo. Questo però non sempre, c'è bisogno da dirlo, potete vedere in questa azione invece come è andato via di fisico con molta molta facilità. Tiro. Il tiro di Paul Pogba è buono per essere un centrocampista, certo non è un attaccante purissimo, quindi non aspettatevi una finalizzazione eccellente, questo era anche abbastanza scontato contando che Pogba nasce come centrocampista. Non è comunque male la finalizzazione, potete vedere che negli uno contro uno riesce molto spesso a segnare al portiere. Il problema del tiro di Pogba sono cose abbastanza poco scontate, come può essere la potenza di tiro e il tiro dalla distanza. Infatti è molto difficile segnare dalla distanza con Pogba e questo non me l'aspettavo, perché Pogba nella realtà riesce tranquillamente a segnare di potenza da grandissima distanza. Mi ricordo il gol col Napoli e con l'Udinese l'anno scorso. Questa FIFA è molto difficile, non me l'aspettavo sinceramente. I passaggi sono molto buoni, mi hanno sorpreso, potete tranquillamente andare sulla fascia e crossare verso i vostri compagni oppure tranquillamente impostare l'azione, questo è molto utile se lo volete usare come mediano davanti alla difesa. Molto buono anche in fase difensiva, riesce tranquillamente a recuperare molto spesso gli attaccanti. Chemistry style consigliati per Pogba, il primo è ancora, difesa, colpo di testa e velocità, questo molto utile se preferite usare Pogba come mediano davanti alla difesa. Oppure, se preferite magari in un centrocampo a 3, potete tranquillamente metterli motore, velocità, passaggio e dribbling per farlo un giocatore molto completo in grado sia di impostare l'azione che di saltare gli avversari. Che formazione vi consiglio per utilizzare Pogba? La prima è un 4-3-3 in cui Pogba fa ruolo di COC, quindi questo è uno dei particolari varianti del 4-3-3. COC quindi può tranquillamente fare fase offensiva e difensiva, il passaggio gli permette di smistare i palloni sia tra i centrocampisti, cioè abbiamo Vidal che sale molto in fase offensiva, sia per le ali, cioè c'è Sharawi che sanno andare a crossare, sia per lanciare Gomez. Questa è un po' una variante del 4-2-3-1. L'altro modulo che vi consiglio per Pogba, in questo caso però ho preferito schierarlo come mediano davanti alla difesa anche per sfruttare il colpo di testa, che è una sua caratteristica spaventosa. Grazie alla sua altezza, 1,88 m, riuscirà a vincere quasi tutti i contrasti aerei sul rilancio del portiere avversario. Questo è molto utile perché ricordiamo che anche con un colpo di testa magari la difesa avversaria non riesce bene a leggerle, potete tranquillamente andare in porta con Giovinco, che è molto veloce, può andare a crossare per Balotelli, che è l'unica punta, quindi vi consiglio di utilizzarlo mediano davanti alla difesa. Conclusione, Pogba è sicuramente promosso perché è uno dei migliori centrocampisti di Serie A, riesce a fare bene tutte le fasi dell'azione, quindi sia fase offensiva che fase difensiva, ma ci sono dei grossi problemi. Il costo abbastanza elevato, circa 80.000 crediti, poca differenza dalla versione base che è già ottima, la possibilità di avere una versione second inform a breve perché Pogba sta vivendo una stagione incredibile, e secondariamente le 3 stelle piede debole e le 3 stelle skill. Soprattutto le 3 stelle skill secondo me sono un po' fasulle, ne meriterebbe almeno 4. Con oggi abbiamo concluso, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Il prossimo video dovrebbe essere di Boateng potenziato, quindi aspettatelo probabilmente dopo domenica. Noi ci vedremo presto, vi lascio in descrizione il link alla fanpage, visto che l'avete chiesta in tanti l'ho creata. Ciao a tutti!